Un progetto, ecco, parliamo di novità, un progetto della ricerca italiana che tende a risolvere un problema molto fastidioso, il russamento. Come aiutare chi russa e chi vive accanto al russatore? Interi condomini dei caseggiati ci hanno scritto. Alcuni ricercatori del Policlinico di Milano hanno progettato una nuova tecnica detta delle tende a pacchetto. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio filmato di Graziella Pluchino. Il russamento nasce dalla vibrazione delle superfici mucose nei punti in cui le vie aeree si restringono. La sede di formazione del rumore è l'ugola. Mi è capitato molto spesso, andando fuori con amici e facendo delle trasferte per viaggi, per lavoro, quindi di dormire assieme a altre persone, che mi dicessero effettivamente che ero abbastanza rumoroso durante il periodo notturno. La polisonografia ha rilevato appunto delle apnee notturne, non appunto di gravità estrema, ma sicuramente che potevano peggiorare anche negli anni. Ho deciso di affrontare questo intervento. Abbiamo chiamato questa procedura tecnica delle tende a pacchetto perché, come tutti noi conosciamo, quando noi vogliamo che una tenda apra il lume della finestra, noi basta che tiriamo un cordino e questa tenda si arrotola e si accorcia. Nella nostra tecnica non si arrotola ovviamente nell'ugola, nel palato molle, però si accorcia, si ripiega e in questo modo la nostra finestra si apre sul passaggio dell'aria che dal naso sta andando verso i polmoni. Ancoriamo a propaggini ossee estremamente affidabili dei fili che passano attraverso il palato molle, che è flessibile e plicabile. Facendo passare i fili attraverso questi ancoraggi sicuri, noi facciamo delle anse nell'ambito dei tessuti molli. Queste anse vengono accorciate mediante annodamento e questo annodamento trascina con sé il palato molle, che quindi, come una tenda a pacchetto, sale aprendo la finestra e lasciando quindi libero il passaggio all'aria. Queste strutture non vibrano più, il paziente respira meglio e soprattutto il suo sonno diventa silenzioso. Io mi sono operato alla fine di novembre dell'anno scorso. Nel deglutire il cibo o nella respirazione devo dire che non ci sono state veramente delle cose negative, non mi sento l'ugola più corta, io sono tale e quale a prima, non sento nessun tipo di modifica all'interno del mio palato. La tecnica delle tende a pacchetto è nata qua. È nata presso questa fondazione, Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Viene effettuata solo qui al padiglione Monteggia, presso la clinica otorino-laringoiatrica, diretta dal professor Lorenzo Pignataro. Naturalmente la tecnica è stata pubblicata sulla rivista nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria ed è stata presentata a congressi nazionali ed internazionali. Durante il sonno non russo più e questo mi è stato riportato appunto dalle persone con le quali dormo. Naturalmente il nostro centauro, il nostro motociclista non è che dorma in un harem, perché sennò beato lui, dice, uno va a fare l'operazione. No, è che essendo uno sportivo capita a lui di dormire con compagni di squadra, compagni in tournée quando vanno in giro, e quindi diciamo così, hanno fatto una colletta e gli hanno pagato l'intervento, perché sennò non avrebbero chiuso occhio. Andiamo. Un parte